Salve, buongiorno a tutti. Allora, vediamo subito come hanno chiuso le borse europee l'ottava. Allora, l'ottava è stata in sostanziale appunto parità, nel senso che non ci sono stati questi movimenti importanti. Il DAX ha chiuso a meno 0,11%, l'IBEX a più 0,22%, il CAC di Parigi a più 0,01%, il FTSE Londra a più 0,42% e il FTSE MIB a meno 0,16%. Allora, poi per quanto riguarda dal punto di vista macroeconomico, ieri il PMI manufatturiero dell'Eurozona ha risultato in calo nel mese di luglio con a 51,9 punti dai 52,8 punti del mese precedente. Sempre nell'Eurozona invece anche il PMI dei servizi dell'area euro ha subito un calo nel mese di luglio. Poi, passando alla Gran Bretagna, invece, il PMI manufatturiero invece ha avuto anch'esso una contrazione nel mese di luglio, che si è attestato a 49,1 punti dai 52,1 del mese precedente. Infine, dagli Stati Uniti, l'indice PMI manufatturiero sale più delle attese, infatti si è attestato ad 52,9 punti, mentre gli analisti avevano stimato un 51,9 punti. La prossima settimana, dal punto di vista market mover, ci sono interessanti notizie, soprattutto ci sono diverse meeting da parte delle varie banche centrali. Si parte lunedì 25, all'Urine 50 con la bilancia commerciale del Giappone, ore 10 l'indice IFO della Germania, poi martedì 26 bilancio commerciale della Nuova Zelanda a mezzanotte 45 e alle 16 la fiducia dei consumatori americani, mercoledì 27 alle 3.30 dall'Australia l'indice dei prezzi al consumo, il PIL della Gran Bretagna alle ore 10.30 e alle 14.30 ordini beni durevoli negli Stati Uniti e poi abbiamo l'interessante meeting post-Brexit da parte della Banca Centrale Americana, della Fed, con appunto le decisioni dei tassi di interesse. Giovedì 28 invece abbiamo alle 9.55 i tassi di disoccupazione della Germania, ore 14 indice dei prezzi al consumo della Germania, e alle 14.30 la richiesta dei sussidi di disoccupazione americani. Venerdì 29 invece chiude la settimana all'1.30 contemporaneamente dal Giappone, tasso di disoccupazione e indice dei prezzi al consumo. Poi, sempre dal Giappone, abbiamo la decisione dei tassi di interesse della banca centrale giapponese, la BOJ, però qua non abbiamo ancora l'orario è ancora da precisare, ci si sarà in settimana. Alle ore 11, dalla zona euro, in contemporanea, tasso di disoccupazione e il PIL, mentre alle 14.30, in contemporanea, sempre dal Canada e dagli Stati Uniti, anche lo stesso dato, il PIL. Bene, passiamo all'euro-dollaro. Diciamo che la coppia nella giornata di venerdì, soprattutto a metà della giornata, infatti se vedete ci sono le due candele riferite alle ore 12 e alle ore 16, dove praticamente c'è stato un forte movimento ribassista, quindi c'è stata una buona intonazione ribassista, quindi alla fine, come dicevamo, se si mantiene al di sotto 1,1090 la pressione è maggiore per quanto riguarda chi va a vendere. Passiamo al dollaro yen. Bene, dollaro yen invece c'è stata una seduta, vedete, guardiamo un po' più il grafico, il giornaliero, una seduta dove non abbiamo nessuno spunto importante. Volatilità molto bassa rispetto anche alle penultime due giornate. Però l'unica cosa da dire è che c'è stata per la seconda volta di fila una falsa rottura di 105,84 da parte dei venditori, vedete?
Quindi ciò sta a significare che qua, in questa zona, cioè proprio al di sopra di 105,84, io vedo più compratori che venditori. Quindi a continuazione appunto di questo movimento rialzista che poi è iniziato fondamentalmente l'8 luglio. Vediamo un attimo appunto se superano, viene superato 106,98, quindi praticamente avremo una maggiore possibilità di un movimento, della continuazione del movimento rialzista. Ma siamo al cable. Bene, il cable, vedete, è piatto qua, cioè c'è questa forma di congestione dove praticamente passiamo avanti, cioè non ha, è inutile andarlo a valutare. Allora, USDC HF continua questa fase rialzista, seppure vedete a fase alterna, movimenti alterni, però vedete come questa trend line up mantiene il movimento. La stessa cosa vedete invece su settimanale, abbiamo anche qua una trend line, vedete, che rialzista, però come ben sapete, per chi ha seguito le mie indicazioni, io sul giornaliero sono andato ad inserire un sell limit proprio sulla base dei massimi, degli ultimi massimi. Vediamo un attimo se ci arriviamo, anche perché lo stocastico giornaliero sono un bel po' di tempo che si trova in area per comprato, quindi secondo me prima o poi dovrebbe iniziare a procedere a una fase di storno. AUD USD, allora AUD USD per poco, vedete, abbiamo raggiunto il target, ma secondo me per 1-2 pip non ha chiuso l'operazione. Sono già ho spostato già lo stop loss a profitto di 50 punti, quindi alla fine, che dire, l'operazione è stata anche qua un'ottima operazione. Molto probabilmente nella seduta di lunedì, massimo martedì, potremmo, ma anche domenica sera, all'apertura potrebbe raggiungere direttamente il target. USD CAD. Allora, USD CAD, purtroppo io avevo, guardate che è successo, siamo stati un po' sfortunati. Per quale motivo? Perché vedete quest'area, oltre c'era anche un in H4, dopo lo vediamo, c'era anche un avevamo un il punto C in H4 di una butterfly bullish, quindi il punto C con un movimento short, e infatti guardate il movimento short c'è stato, però c'è stato più sopra. Sono stato sfortunato, nel senso che abbiamo preso appunto lo stop loss, è salito più sopra e poi è iniziato a scendere, vedete? Però il movimento ribassista c'è. Sull'H4 vedete già c'è un incrocio dello stocastico, mentre anche sul giornaliero vedete c'è questo stocastico che sta iniziando a toccare la realtà. Quindi a questo punto che fare? Per poter ripianare le perdite andrò ad operare la stessa cosa come ho fatto con il dollaro yen in settimana, per chi mi ha seguito, perché praticamente ho messo una nuova operazione e poi sono entrato con il doppio della size e poi quindi praticamente sono andato poi al recupero del stop loss perso. Molto probabilmente farò la stessa cosa tra domenica e lunedì, tra domenica sera e lunedì sera. Vedete? Però abbiamo uno stop loss alla fine di 39 punti, cioè non ho messo uno stop loss molto ma molto piccolino. Che dire, c'è stato un po' di sfortuna qua. Poi passiamo a New Zealand Dollaro. Allora, New Zealand Dollaro in pratica abbiamo, vedete sul giornaliero come sembra una specie di testa e spalla, ma in realtà la spalla destra è molto più alta della testa, quindi per me è invalidata. Però la situazione è abbastanza interessante da seguire sotto un altro punto di vista, perché a 0,6978, vedete come ha risentito il prezzo, ha rimbalzato, il prezzo quindi potrebbe finire
il suo rimbalzo, una fase di pullback per poi rompere sotto 0,6978 e poi continuare la discesa verso 0,6763. La stessa cosa la guardiamo sopra al settimanale, vedete? Ci sono queste due belle candele che evidenziano l'inizio di un trend short. Quindi, con anche lo stocastico, vedete, che sta lasciando, che si sta dirigendo, con un croce ribassista che si sta dirigendo verso il basso. Quindi ci sono tutte le premesse per un possibile movimento short, però aspettiamo un ritracciamento. Euro GBP. Allora, Euro GBP praticamente lo lascio in stand by, perché qua è ballerino su 0,8343, qua non mi danno nessuna indicazione in merito, quindi lo mettiamo un attimo da parte questa settimana. Euro yen sono a mercato in questo caso, in questo momento diciamo che siamo a mercato, andiamo a vedere precisamente, siamo a una decina di punti di al di sopra il prezzo d'ingresso, però vedete il movimento c'è, guardate, vedete come ha girato, come stanno girando anche le medie che utilizzo. Anche lo stocastico mi dà un'indicazione short, vedete la settimana come si è chiusa qui, queste due che insieme alla scorsa settimana mi danno queste due barre di che il movimento long è finito, quindi a continuazione il movimento short. Quindi abbiamo quindi questa indicazione è a tutto vantaggio nostro. Poi abbiamo GBBN. Anche questo lo lascio in stand by perché non mi dà niente di importante. Poi abbiamo Euro AUD. Bene, Euro AUD, vediamo un attimo. Allora, il settimanale, vedete, su questa su 1,4532 c'è stato questo rimbalzo dopo questa falsa rottura dello stesso supporto. Lo stocastico è posizionato verso il basso, si sta muovendo verso il basso e quindi però se mi sposto sul giornaliero, vedete, ci sono stati 4 giorni che non appena il prezzo si è avvicinato a 1,4792 c'è stato questo respingimento. Quindi questo respingimento che mi fa pensare che 1,4792 è una zona molto forte. Ovviamente l'idea mia qual è? Alla prima candela, poi bisogna andare a vedere anche dalla price action, alla prima candela che praticamente si muove al di sopra 1,4790, che chiude sopra 1,4792, potremmo tentare un'operazione rialzista fino ad con target 1,5136. Eurocad. Allora, Eurocad, abbiamo il settimanale, diciamo che la situazione qua è un po' complessa, vedete, qua abbiamo questa trend line che tocca così, poi ho spostato un'altra trend line qua, alla fine ha toccato, vedete come ha toccato questa trend line, però non l'ha rotta, per me potrebbe essere più long che short. Siamo fuori da una trend line che è stata mantenuta parecchie volte nelle scorse sedute sul giornaliero, però ci troviamo, sinceramente mi trovo proprio anche qua, desidero, diciamo che l'indicazione è più long che short da quella del settimanale, però il giornaliero non mi dà niente di che. Vediamo in settimana se ci dà qualche altra indicazione importante. AUDN, AUDN siamo in profitto, praticamente siamo in profitto esattamente di 58 punti. Ok, anche su AUDSD siamo, prima non so se l'avevo detto, però siamo in profitto di 102 punti. E adesso passiamo invece
all'AutoCAD, l'altra operazione che sta andando bene, 114 punti di profitto sull'operazione di vendita. Vedete, io già ho spostato lo stop loss di 80 punti, c'è questo ritracciamento, ma vediamo un attimo se riesce. Il tutto sta al saper superare lo scoglio supportivo di 0,9777, vedete? Però se mi sposto sul settimanale l'intonazione è più short che long. Per quale motivo? Perché qua abbiamo uno swing high, vedete, falsa rottura di 0,9926 e poi un massimo inferiore rispetto al massimo precedente, quindi qua vedo tutto short, quindi ci sta un'indicazione short, quindi anche lo stocastico, vedete, anche l'RSA si sta muovendo verso il basso, la stessa cosa per l'AutoCAD, con uno stocastico invece già sta procedendo al ribasso. Poi New Zealand Yen, allora New Zealand Yen qui in pratica non possiamo attendere una rottura short sotto 73,48. Vedete, movimento short già iniziato, anche se ci sono troppe spike, a dire la verità non è che mi piace più di tanto, guardate, vedete, però le medie hanno già girato, anche lo stocastico sta dirigendosi verso il basso, quindi anche l'H4, vedete come si muove su questa traiettoria, su questa trend line ribassista. Il settimanale è un po', insomma, la situazione è un po' ingarbugliata, però se vogliamo dirla tutta, se ci spostiamo solo sulle indicazioni del daily, per me si può andare short sotto 73,48. Auto New Zealand. Allora, qua abbiamo una interessante situazione che possiamo sfruttarla a nostro piacimento. Perché? Allora, su settimanale della coppia, vedete, la settimana ha chiuso con questa, sicuramente uno swing high, una bella barra di esaurimento, quindi questa è una pin short fondamentalmente. Io non la tengo in considerazione, la tengo in considerazione solo su situazioni importanti. L'unica mia perplessità è che, diciamo, che è coperta dal non c'è molto vuoto alla sinistra della candela, però l'RSA, vedi, ha toccato linea 80 e sembra che vuole muoversi verso il basso, vuole fare un apice, la punta di un iceberg, diciamo così. A continuazione, ovviamente, appunto, del movimento, diciamo, quello che mi dà più forza è il movimento short in alto qui. Quindi l'idea è quella di già impostare domenica sera un'operazione di vendita al di sotto, pochi punti al di sotto il minimo, quindi precisamente a 1,0580, 1,0585. Sul giornaliero, vedete, già c'è, anche se diciamo che il movimento ancora deve partire vero e proprio, quindi io attenderei la rottura appunto di 1,0592, mettere proprio un pendente qui sotto, ok? Lo stocastico si trova in zona ipercomprato, quindi praticamente c'è tutta l'indicazione per uno short. Ora passiamo all'Euro New Zealand. Euro New Zealand, c'è questo respingimento di 1,5843, vedete? Come il prezzo, come si è avvicinato, è stato respinto verso il basso. Ovviamente qua siamo in un limbo, nel senso che se chiude una candela, cioè la forza di chiudere 1,5843, ci sta una maggiore propensione a salire, quindi a raggiungere almeno 1,6452. Nel caso in cui la virata qua viene impressa più forza da parte dei venditori,
si potrebbe ritornare nuovamente a 1,5384, però dallo stocastico vedete già si trova in zona ipercomprata. La situazione tra anche guardate il settimanale, l'RSA si trova su 80, quindi quando abbiamo una situazione del genere, prima o poi, vedete, come, vedete quando si crea questa situazione, soprattutto nella zona 80-100, prima o poi inizia a scendere. Però, vedete, ci sono queste discrepanze. Io, non lo so, sul giornalino però non c'è ancora un'indicazione short, voglio attendere. Se c'è, ovviamente, voglio attendere una maggiore indicazione da parte del prezzo. Sul 4 ore diciamo che se vado ad mettere un, vedete qua già abbiamo tutti i minimi massimi dei crescenti, quindi alla fine sembra quasi un triangolo là sopra, alla fine sembra che c'è già questo movimento short importante proprio nelle ultime fasi della seduta di venerdì, quindi sembra che è più intenzionato a muoversi verso il basso. Vediamo un attimo che succede, poi decidiamo al riguardo. Cioè proprio dalle prime indicazioni, dalle prime battute di domenica sera. GBB AUD, bene, GBB AUD, passiamo un attimo al settimanale, allarghiamo un attimo la situazione qua. Allora, GBBOD, ultime due settimane in correzione rispetto a questo forte movimento short, iniziato su questi massimi, ha portato il prezzo ben 3.483 punti. Questo potrebbe essere o una correzione del movimento short oppure un cambio di trend. Al momento non abbiamo gli elementi sufficienti per decidere al riguardo, però l'idea appunto è quella di attendere cosa succede praticamente nella prossima settimana. Vediamo un attimo. Poi passiamo GBB New Zealand. Bene, GBB New Zealand, qua su 4 ore abbiamo questa trend line, vedete come è perfetta, come tocca mantiene al di sopra trend line rialzista. Vabbè, anche la situazione è uguale a quella che abbiamo visto prima, vedete, abbiamo questa fase di correzione che sembra che il prezzo vuole continuare, anche se abbiamo nell'ultima parte, abbiamo, vedete, queste shadow più pronunciate che ci danno un'indicazione più short che long. La stessa cosa sul giornaliero, vediamo un attimo il giornaliero, eccoci qua, quindi dobbiamo aspettare ulteriori indicazioni. Passiamo all'oro. L'oro in movimento è short, vedete? Al di sotto 1307,40 si va giù, si va short. Ho sbagliato, il silver, non l'ho aggiornato ancora il cotto, ho sbagliato di nuovo, passiamo al silver. Beh, il silver, anche qua, diciamo che l'indicazione è più short, però preferisco meglio l'oro se dovessi tradarli, uno dei due, quindi l'oro, perché la situazione è più chiara. Bene, allora, che dire, ovviamente rispetto alla scorsa settimana non abbiamo, la scorsa settimana i mercati erano più fluidi, più, avevo visto più situazioni importanti. Però dobbiamo attendere per questa settimana, almeno adesso, fino adesso non vedo dei setup di ingresso a mercato chiari, quindi dobbiamo aspettare. Abbiamo quindi già le nostre 4 operazioni a mercato, quindi praticamente abbiamo 1, 2, 3, 4, quindi alla fine
stanno andando bene, solo una sta a meno 11, cioè praticamente sarebbe euro-yen. Vi voglio far vedere però qualcosa che ho trovato però sul 4 ore. Allora, partendo dal New Zealand Dollar H4 abbiamo uno Shark, vedete, che è finito. Quindi da qua potrebbe partire un movimento long. Ovviamente lo devo studiare insieme alla price action, però ci sono questi spunti. Euro yen, una butterfly ribassista che già stiamo a mercato, quindi ben venga, quindi a nostro favore. Anche questa, diciamo, ci supporta il movimento short, Gatley short. Poi abbiamo su OutGuard, vedete, un'altra butterfly short, vedete, dove noi siamo a mercato, quindi ben venga. Poi abbiamo, questa però non è che mi piace tanto, una Gatley long. Da qua, su questa zona qua, potrebbe partire un movimento long. Vediamo un attimo, siamo su New Zealand yen, sempre a 4 ore. Out New Zealand, invece in questo caso è il giornaliero, abbiamo una Cyper che è finita. Da qua già è partito, abbiamo visto prima, proprio prima, potrebbe iniziare un movimento short importante. Poi Euro New Zealand H4, abbiamo uno Shark bellissimo, vedete che bella estensione che c'ha, finito. Quindi questa secondo me è proprio quella da prendere in considerazione. Ovviamente andrò a valutare insieme appunto alle mie analisi, cioè io faccio un po' pattern armonici, analisi, Fibonacci, volumi, insomma un po'. Vediamo un attimo che cosa succede. Poi non si vedono bene, sì, eccoci qua, adesso le riprendo di nuovo. Qua abbiamo una butterfly, quindi ripeto, perché prima non si vedevano bene. Allora, sposto un attimo via, eccolo qua. Allora, New Zealand Dollar H4, Shark, da qua potrebbe partire un movimento long. Qua mi dà una butterfly ribassista, però già siamo a mercato, quindi praticamente va bene per noi. Anche qua siamo a mercato, una Gatley ribassista, già siamo short a mercato, va bene per noi. Anche qua abbiamo una butterfly ribassista, vedete? Movimento short. Qui abbiamo invece New Zealand Yen H4, abbiamo una Gatley rialzista, da qua potrebbe partire un movimento long. Qua su Auto New Zealand abbiamo una Cyper, eccolo qua, ribassista, quindi da qua, come abbiamo proprio visto prima, potrebbe partire un movimento short, quindi vediamo in settimana cosa fare. E qua secondo me è il più bello tra questi qua, oltre a quello che già stiamo al mercato, perché è ben esteso, vedete come questa è una Shark ribassista. Da qui potrebbe partire un movimento short. Ovviamente io c'è bisogno di un'indicazione anche appunto dalla lettura delle candele, vedo domenica come, che cosa succede. Qua invece abbiamo una butterfly short, però il movimento, diciamo, un segnale, vedete, è già iniziato a partire, però possiamo sempre prenderla in considerazione. Benissimo, al momento non c'è nient'altro da aggiungere, quindi io mi congedo, vi auguro un buon fine settimana, riposatevi, rilassatevi e poi ci aggiorniamo direttamente la prossima settimana con la possibilità appunto di trovare qualche setup d'ingresso a mercato chiaro. Ovviamente, ripeto, la scorsa settimana c'erano già, a chiusura della settimana c'erano già ottimi setup di ingresso al mercato. Adesso la situazione è un po', diciamo, è un po' particolare, nel senso che non vedo, però mai dire mai. Bene, grazie mille e buon weekend a tutti.